Ben ritrovati su Ad Maiora Vertite. Oggi voglio parlarvi del solstizio d'inverno e del culto di Angherona. A proposito, buon solstizio! Il culto di Angherona cade proprio il 21 dicembre, per cui il giorno del solstizio d'inverno, inserito all'interno del ciclo di feste dei Saturnalia. Il ciclo di feste di Saturnalia prevede una serie di feste che cominciano in realtà prima ancora del primo giorno dei Saturnalia, cominciano l'11 di dicembre con la festa del Sol Indiges, cui segue il 13 le Idi, che sono sacre a Giove, poi il 15 con la festa di Conso, il 17 che è il primo giorno dei Saturnalia e dopodiché prosegue con una serie di altre festività. Il 19 cade la festa di Ops, che è dea dell'abbondanza, il 21 appunto Idivalia, cioè la festa della divina Angherona, di cui parleremo oggi, e il 23 Ilarentalia, la festa di H. Larenzia. Questo insieme di feste si inserisce all'interno del ciclo dei Saturnalia proprio perché è strettamente connesso con il solstizio d'inverno. Infatti, non so se ne abbiamo già parlato, comunque lo ripetiamo, il culto di Giove, che in questo momento viene meno, noi lo vediamo espresso in termini mitici per il fatto che i Saturnalia sono al ritorno all'età dell'oro, Saturno, quindi è Saturno che regna e non regna Giove, perché Giove è Giove che caccia via Saturno e fa finire l'età dell'oro. Noi lo colleghiamo per il fatto che il termine Iovis, cioè Giove, in latino si legge, spero di sì, deriva da, vabbè lo scrivo un po' più grande, deriva dall'indoeuropeo Dieu, ok? Questa è una radice che significa chiaro, luminoso, si riferisce proprio al giorno luminoso, tant'è vero che da questa radice deriva anche il termine dies, diovis, da cui rimane appunto iovis con la caduta della dida frontale e dialis, che è il sacerdote, il flamine maggiore di Giove, si chiama Flamen Dialis. Derivano anche altre divinità da questo termine qui, molto probabilmente derivano anche Diana e lo stesso Janus, che secondo alcuni autori nella Roma delle origini era la divinità principale del culto romano prima che diventasse Giove, e anche questo sopravvive nel mito in base al fatto che Giano regnava nell'area della fondazione di Roma dal colle Gianicolo prima ancora dell'arrivo di Saturno, a cui trasferirà il regno sul colle sul Mons Saturninus, che poi diventerà il Campidoglio. Per cui Giove è il dio del cielo luminoso, in un certo senso è connesso quindi al sole, e per cui è chiaro che nel momento in cui è più basso, infatti voi sapete che il solstizio d'inverno è il momento in cui il sole è più basso sulla linea dell'orizzonte, è evidentemente meno potente, usiamo questo termine, e quindi torna a regnare chi? Saturno. Ora, nel video sul solstizio d'estate, forse vi ricorderete, se no vi lascio il link in descrizione, potete andare a vederlo, vi ricordate che il tempo e l'anno nel mondo romano sono, come dire, è organizzato in modo ciclico. Abbiamo per cui in cima il solstizio d'inverno, il 21-12 di Valia, e al solstizio d'estate invece abbiamo Cardea. Ok, questo asse qui si chiama cardine. Per cui avevamo fatto un discorso analogico, per cui dicevamo che la linea degli equinozi invece si sarebbe chiamato decumano, diciamo che il tempo scorre in questa direzione. Nel video precedente abbiamo detto che questo è il cardine dell'anno, che passa appunto per i due solstizi, quello d'estate e quello d'inverno. Ora, a Idivalia si festeggiava una divinità particolare chiamata Diva Angherona. Angherona, vedete che viene indicata con questo termine diva, che non è propriamente divinità, però riceve un culto a tutti gli effetti come
come una divinità. Questo occasionalmente accade, soprattutto per quanto riguarda certe divinità particolarmente arcaiche, la cui vera origine cade nel dimenticatoio. Il 23 vengono festeggiati i Larentali, alla festa di Acca Larenzia, la quale viene venerata come una divinità, anche se in quello che ci rimane del mito non ha nulla di divino. Angherona è la dea del silenzio, viene raffigurata come una donna che tiene il dito davanti alla bocca in segno appunto di mantenere il silenzio. Che silenzio è quello della divina Angherona? Beh, è il silenzio della notte proprio del solstizio, della morte del sole. Questo elemento cultuale considerate che è presente in tutti quanti i popoli indoeuropei, molto spesso in varie occasioni, nel mondo romano non è esplicitato, lo voglio sottolineare, la notte del solstizio si accendevano dei grandi fuochi e si rimaneva in attesa della rinascita del sole, come sospesi in questo momento anche in un certo senso di timore. Perché timore? Perché è vero che nel mondo romano il solstizio d'inverno è strettamente legato all'età dell'oro, alla ricchezza materiale e a un periodo felice in cui non si doveva lavorare per vivere e non si pagavano le tasse. Ma in questo momento, contemporaneamente, l'uomo è completamente dipendente dagli dèi per vivere, per fare qualsiasi cosa, per cui non può esserci uno sviluppo anche solo spirituale di qualsiasi tipo. Tant'è vero che quando Giove arriva e fa finire l'età dell'oro, gli esseri umani sono costretti a lavorare per vivere, e in questa costrizione però diventano partecipi del potere divino di modificare il mondo che li circonda. Anche solo compiere una semina, un gesto tra virgolette banale ma necessario per sopravvivere, e significa la partecipazione dell'uomo al potere divino di modificare tutte le cose. Per cui comincia anche il percorso spirituale. Nel momento in cui Giove in un certo senso muore, non c'è più una certezza di questo sviluppo spirituale, tant'è che ritorna su il potere della materia, e quindi noi troviamo Saturno, appunto, ma anche Ops, l'abbondanza, e quindi troviamo che tutte le regole rigidamente imposte dalla società romana vengono meno, e per cui si gioca d'azzardo, ci si diverte, si beve smodatamente, insomma si sviluppano tutti quanti gli eccessi rievocando questa età dell'oro. Ma questa rievocazione qui è proprio un carattere rituale di questa festa, non è il andiamo a divertirci così tout court. Il silenzio di Angherona quindi sta proprio a rappresentare questo, e va messo in comunione però con un altro silenzio, che è quello della dea Tacita Muta, che compare il 21 febbraio con un significato ben preciso. Lei viene festeggiata alla fine delle feste dei Parentalia. La festa di Tacita pone un silenzio. Lei silenzia le voci dei fauni. Che cosa significa silenzia le voci dei fauni? Nell'interpretazione di Dario Sabatucci, il calendario propone il calendario romano propone in forma rituale il processo di rinascita del cosmo, soprattutto nei primi mesi. Che cosa succede? Giove è, tra virgolette, morto con il solstizio d'inverno, rinasce il primo gennaio sotto forma di Vediove, infatti, non c'è più Vediovis, vedete che noi abbiamo più Diovis, che è Giove sempre, ok? Lui lo interpreta come un Giove bambino, e contemporaneamente Esculapio. Il ruolo di Esculapio è proprio quello di curare questo Giove bambino affinché possa crescere. E il primo mese dell'anno è sotto tutela di Giano. Il secondo mese, quello di febbraio, invece si esprimono non solo si vanno a visitare i defunti, ma la festa principale di febbraio sono i Lupercalia, è la festa più importante di questo mese, tant'è per tutto un discorso anche linguistico che mette in connessione il nome di febbraio con le purificazioni, ma adesso non vi sto ad annoiare, ci faremo un video su questa cosa del calendario romano visto come un processo cosmico all'interno dell'anno. Dicevo, ci sono i Lupercalia,
per cui in questo periodo si sviluppa di nuovo la voce di questi fauni che fauno luperco che dal bosco porta la voce. E che cosa fanno i luperci? Vengono loro stessi purificati e poi con queste fruste di capra vanno esprimendo tutta la forza virile, maschile, a portare fertilità al terreno e alle donne. È anche profondamente caotico e che ha un aspetto, sempre secondo Sabatucci, anche sì, quasi divinatorio, ok? Che si va a paragonare con la fase adolescenziale dell'essere umano. E ad un certo punto tutta questa forza, tutte queste voci devono essere interrotte, e vengono interrotte dal silenzio di Tacita Muta. Questa interruzione è necessaria affinché a marzo Giove possa assumere il suo ruolo di Rex, ed è per questo che, sebbene l'anno cominci a gennaio, è a marzo che inizia l'anno sacro. Per cui questo silenzio noi lo mettiamo in paragone chiaramente con Angherona, e lei che silenzio va a porre? Va a porre il silenzio dei Saturnalia, che hanno cominciato il loro processo di espressione dell'abbondanza prima, come vi dicevo prima, Conso, che è quello che va a mettere... Conso, il suo nome è strettamente legato al verbo condere, lo stesso che si usava per la fondazione delle città, che significa, in un certo senso, coprire, nascondere, ok? Infatti lui compare nel momento in cui il farro veniva immagazzinato, per cui nascosto, messo dentro, e nuovamente ricompare al momento della semina a dicembre, in cui il seme viene messo sotto la terra e coperto. Questo è esattamente come avveniva al momento della fondazione di Roma, quando le zolle di terreno venivano poste nel mundus, e quello è il momento in cui Roma condita. Infatti questa serie di feste dei Saturnalia, oltre ad un momento di abbondanza e di ricchezza a partire, ripeto, la festa di Conso, si lega alla fondazione di Roma, tant'è vero che noi troviamo la festa del Septimontium durante i Saturnalia. Il Septimontium era che cosa? La città di Roma, l'insieme dell'abitato, prima ancora della fondazione, per cui un momento in un certo senso precedente a quelle che sono le leggi di Roma. Anche questo si va a rievocare. Poi abbiamo i Saturnalia veri e propri del 17, quello di Ops, l'abbondanza, nel mentre abbiamo lo scambio di strenne, i doni natalizi, abbiamo proprio gioco d'azzardo, insomma ce n'è di tutto e di più. Tutto questo momento caotico, che è fondamentale per la rinascita del cosmo, perché la nascita delle cose proviene sempre da un periodo di caos. L'ordine è successivo al caos, per cui questo grande caos ha bisogno di essere interrotto in un momento di silenzio, il 21. Che fatalità, è proprio come a febbraio, sempre il 21. Il 21 corrisponderebbe nel calendario lunare, grosso modo, all'ultimo quarto della fase lunare. Voi sapete che le calende corrispondono al novilunium, ne abbiamo parlato nei video sul calendario lunare, le none al primo quarto, le idi al plenilunio, e quindi di settimana in settimana si arriva a grosso modo il 21, 1, 7, 14, 21, ultimo quarto, momento in un certo senso di debolezza del potere lunare, per cui è appropriato porvi il silenzio, cioè la quietudine, che tutto è placato, prima della rinascita della luna con il novilunium alla fine del mese. Scusate, col novilunio nostro, che è la luna nera, e il novilunium invece, che è il primo spicchio di falce, che corrisponde all'inizio del nuovo mese. La festa della diva Angherona al solstizio d'inverno perciò rappresenta contemporaneamente il momento di massima debolezza del potere solare, ma rappresenta anche il momento in cui la luna sta proprio scendendo anch'essa di potere, sta andando sempre più verso la luna oscura. È il momento in cui ha abbandonato la vicinanza dal plenilunio, che anch'esso rappresenta Giove, e va ad avvicinarsi al novilunio, che invece rappresenta Giunone. Ma questo sarà un novilunio particolare, perché non è di Giunone ma è di Giano,
e lì è presente appunto Giove bambino e Esculapio anche. Per cui vedete che tutte queste cose qui si assommano insieme e Angherona interrompe questo momento caotico di Saturno, diciamo quietando gli animi in un certo senso. Due giorni dopo ci sarà la festa di Accalarenzia, che è Mater Larum, la madre dei Lari. Chi sono i Lari di Roma? Sono Romolo e Remo. Infatti in questo periodo, come già vi ho detto, è strettamente connesso anche alle origini di Roma, tant'è che è presente la festa del Septimontium, è presente la festa di Accalarenzia, per cui la madre dei Lari, e ad Angherona però si attribuisce anche un silenzio particolarissimo, che è il silenzio che va a tutelare il nome segreto di Roma. Roma aveva un nome segreto che nessuno conosceva e che è quello che i romani utilizzavano nelle altre città per poterle conquistare, per poter conquistare soprattutto appropriarsi delle divinità tutelari delle altre città. Questo rito si chiamava Evocatio, è stato fatto a Veio, è stato fatto a Cartagine. Onde evitare che i popoli nemici facessero la stessa cosa con Roma, loro hanno tutelato il nome segreto di Roma e l'hanno protetto con questa divinità che è Angherona, la divinità del silenzio. Sono 2000 anni che gli studiosi si interrogano su quale fosse il vero nome di Roma, varie ipotesi sono state proposte già dagli autori latini, ma voi considerate che l'unico uomo che disse qual era il nome segreto di Roma venne messo a morte. Costui era Quinto Valerio Sorano. Molti altri autori latini, vi ho detto, hanno fatto varie ipotesi, Ops, Amor, Giove, insomma varie sono le ipotesi che avevano fatto, nessuno di loro è stato messo a morte, per cui presumibilmente nessuno di quei nomi lì è il vero nome segreto di Roma. E perciò vedete che lungo questo cardo si posizionano due fenomeni fondamentali del ciclo del sole durante l'anno. Comunque non bisogna dimenticarsi mai che il popolo romano è un popolo indoeuropeo, per cui alcuni elementi sono comuni anche al mondo romano, sebbene non siano immediatamente visibili. Bene, io vi ringrazio per aver visto fino alla fine anche questo video, spero che sia stato interessante, vi faccio ancora i migliori auguri per un felice solstizio d'inverno, visto che poi quest'anno cade anche la congiunzione tra Giove e Saturno, di cui abbiamo parlato in questo video. E se vi è piaciuto mettete un placet e condividetelo con i vostri amici, così mi aiutate ad ampliare come dire il bacino di visibilità di questo canale, che è piccolo e l'argomento religioso romano è sempre, insomma, come dire, molto condensato in pochissimi ma tenaci appassionati. Valete optime, in pace deorum.